Ancora una volta la bocciofila città di Crotone ha organizzato alcune gare di livello nazionale nell'impianto del quartiere San Francesco. È stato un fine settimana intenso con giocatori provenienti da tutta Italia. Alla fine il Memorial Molè è stato vinto dai fratelli Giuseppe e Pasquale D'Alterio del team Giorgione Trevillese. Si deve cercare di giocare meglio dell'avversario per vincere. Questo è il trucco di questo gioco. Com'è stata questa partecipazione a Crotone? Ma io a Crotone mi sento a casa perché vengo sempre volentieri e ci vorrei stare quanto più tempo è possibile, però il tempo stringe sempre. Di scontato non c'è nulla nelle bocce, sì, sulla carta eravamo favorevoli, cioè eravamo favoriti, però a bocce puoi perdere tutte le partite. Sempre... giornate sono state qua a Crotone? Beh, a Crotone sono sempre belle giornate. Grandi campioni a Crotone a testimonianza della qualità della bocciofila. Dante D'Alessandro, pluricampione del mondo di bocce, è rimasto nella città di Crotone una settimana all'incirca perché ha voluto fare presiedere uno stage. Sì, è il terzo anno consecutivo che vengo in Calabria. Il primo anno sono stato a Catanzaro, l'anno scorso sono stato a Cosenza. Quest'anno sono venuto qui a Crotone, proprio come ha detto il Presidente, ha abbinato perché la settimana scorsa come c'è stata un'altra due belle manifestazioni all'Araldo, questo fine settimana qui a città di Crotone e durante la settimana tra quella passata e quella di oggi hanno organizzato uno stage dove io ho dato un po' di consigli e lezioni, ho portato la mia esperienza un po' a tutti i ragazzi e a tutte quelle persone che hanno partecipato in questi giorni. Due volte campione del mondo, Giuliano Di Nicola ha seguito queste gare di Crotone, queste gare nazionali. C'è un dato che emerge che ci sono a quanto pare anche le donne che si stanno avvicinando alle bocce. Assolutamente sì, ho visto che qui soprattutto ce ne sono davvero tante, anche comunque ora anche ieri insomma, la Catanzarese ha vinto un titolo italiano che comunque è sempre un lustro per la regione. E, io ho anche vinto l'ultimo titolo mondiale in coppia mista con una ragazza, Laura Picchio, quindi è uno sport che aggrega sia il lato maschile che femminile. Più che soddisfatto il presidente della bocciofila pitagorica. Abbiamo fatto queste due gare nazionali, un Memorial Eucherio Lorenti e un altro Memorial mio fratello Renato. Sì, c'è stato dietro un grandissimo lavoro, voglio subito ringraziare gli sponsor perché senza di loro tutto questo non poteva avvenire. Quindi un grazie veramente di cuore a tutte le persone che hanno inteso partecipare e fare riuscire questa manifestazione. Penso che abbiamo scritto una pagina importante sotto l'aspetto sportivo e sociale di questo territorio. Ci sono stati tantissimi giocatori veramente forti. Li facciamo venire a Crotone, facciamo degli stage perché vogliamo misurarci con questi atleti, perché penso che se ti confronti, ti misuri e loro ti possono dare qualche consiglio come è successo, possiamo migliorare tutti quanti. Tanti sono stati i premi che avete dato, è stato ricordato anche Giovanni Stasi ad esempio. Sì, è stato ricordato il bocciofilo Giovanni Stasi, perché? Perché è una figura importante nel mondo boccistico che è passato, purtroppo ahimè non c'è più, era un gesto doveroso verso la famiglia Stasi e verso l'architetto Stasi perché è sempre presente la famiglia Marrelli in tutte le manifestazioni che noi facciamo. Devo dire la vera, anzi un grazie veramente da parte di tutto il quartiere San Francesco e della bocciofila. Abbiamo inteso dare questo premio, l'abbiamo data a Giada Lombardo, che il nonno era un giocatore che giocava col signor Giovanni Stasi, che lei ha vinto il titolo italiano di categoria C femminile, quindi per un atleta crotonese che si affaccia sul mondo boccistico da un anno e mezzo a vincere il titolo italiano, ci è sembrato giusto riconoscerlo proprio a lei questo premio.